Il Vangelo di ieri ci ha parlato del funzionario che, dopo aver incontrato Gesù, si mette in cammino verso il figlio guarito. Torna indietro per fede. Oggi il Vangelo ci racconta della guarigione del paralitico nei pressi della piscina di Betsatà. Alzati, prendi la tua barella e cammina, dice Gesù a quest'uomo malato. Ancora una volta compare chiaro l'invito ad alzarci a camminare, a rompere le catene della nostra paralisi spirituale. Il paralitico di oggi rappresenta ogni uomo. Come tutti, è curvato dal peccato, lontano da Dio. È proteso verso l'acqua che lo può guarire, ma paralizzato non può arrivare a toccarla. Così come chi è immobilizzato dal peccato non può gustare la bellezza della grazia di Dio. Mettersi in cammino vuol dire camminare con Lui senza fermarsi, creando una forza attrattiva gesucentrica per espandere la luce, attrarre nuove persone alla buona notizia, diffondere il regno di Dio. Mettiamoci in cammino alla ricerca del Signore. Pieghiamo il cuore in adorazione. Chiediamo la grazia di non perdere mai il coraggio di essere cercatori di Dio, uomini di speranza, intrepidi sognatori che scrutano il cielo. Il coraggio della perseveranza nel camminare sulle strade del mondo con la stanchezza del vero cammino di essere testimoni del Vangelo. Il coraggio di guardare il Signore che illumina ogni uomo.